benvenuti sul canale di Arte Visual Lab. In questo video vi faccio vedere come realizzare una borsa utilizzando questo kit che trovate a disposizione già sul nostro sito Arte Visual Lab nella sezione kit in pelle. Fa parte, quindi è composto da una padellina, da due laterali e poi a scelta realizziamo anche queste bellissime tracolle appena arrivate, che hanno tutte queste fantasie di tutti i colori, ci sono in realtà, quindi avete vastissima scelta sia nei colori delle tracolle che in quelle del kit. Ma chi ha già acquistato lo sa, potete scegliere online anche l'accessorio in metallo se preferite oro argento, il colore della pelle, e praticamente in magazzino abbiamo tantissimi colori, quindi potete contattarci e scegliere anche i colori fuori cartella. Nelle cartelle ho messo i colori base, nero, bianco, rosso, e proprio in base. E poi invece, per chi vuole dei colori speciali, può cercarci su WhatsApp e decidere il colore insieme. Quindi cominciamo dai laterali e poi vi spiego quanti giri dovete fare per realizzare il pannello, perché io l'ho già realizzato e vi faccio vedere però in piccolo i punti, i vari passaggi, il punto e i vari passaggi, e poi come l'assemblaggio del tutto. Bene, ho utilizzato un cono di Made in Italy color tortora e uno nero per realizzare le stesse righe nere a richiamare il motivo che c'è nella tracolla. Bene, prendiamo il nostro filo, lo teniamo con le dita sotto e cominciamo le nostre maglie allungate. Quindi realizziamo le catenelle allungate lungo tutto il perimetro del nostro laterale. Questo è un lavoro che va fatto a parte, perché io faccio la lavorazione sui laterali all'uncinetto e poi alla fine assemblo il tutto, pezzo centrale e i due laterali, e alla fine la patellina. Benissimo, ho finito il primo giro, adesso taglio il filo, lo tiro fuori e poi lo porto sotto. Il prossimo passaggio quale sarà? Riprendo un altro filo di nuovo, poi alla fine qui farò un leggero rinforzo andando indietro qui come un serpentino, entro esco, questo, e poi con l'accendino andrò a bruciare, così il filo andrà a saldarsi direttamente sopra l'altro. Quindi adesso invece farò 3 maglie basse, barra 2, dipende da quanto
dalla visione, ecco. Se il foro è bello pieno già con due, va bene già farne due. Poi dipende anche dal filo che utilizzate. Col Made in Italy Rio e con il mio uncinetto che è un 2,10, avevo il 2,10, va bene il 2, va bene il 2,5, dipende anche dalla mano, ecco. Questo filo si può lavorare dal 2,5 al 3. Io ho la mano molto morbida, lavoro sempre col 2. Allora, vedete, già con due maglie di catene di maglia bassa il foro si è riempito, quindi per me va bene così. Adesso ne ho fatte tre, è bello pieno, passo nel prossimo. Ne ho realizzate altre tre. Andrò a sentimento. Questo non è a piacere, non c'è una regola. Volete fare tutte, in ogni foro due maglie basse e basta. Per tutto l'intero giro vi consiglio solamente qui, sulla curvetta, di aumentare. Quindi magari realizzare almeno tre. O comunque 3, 3, 2, magari 3, 3 e 2 di nuovo, così da agevolare la parte curva del nostro laterale. Quindi procedo così uguale fino alla fine del mio laterale e poi vi faccio vedere come fare il pannello. Ecco, ho finito di rivestire il mio laterale, poi alla fine andrò ad unire pannello grande con i miei due laterali. Ricordatevi di tagliare il filo molto lungo, così da evitare di fare l'unione almeno all'inizio, e ci servirà questo filo poi per unire il pannello grande con i due laterali. Mettiamo da parte i laterali e vi mostro come ho realizzato il punto. Allora, dopo alla fine del video vi dirò anche quanti giri, quanto tutto, insomma. Adesso ho già fatto un giro di catenelle e un altro di maglie basse. Alla fine della mia ultima maglia bassa realizziamo 2 catenelle, giro il lavoro, entro all'interno della mia prima catenella, così. Tiro sul filo anche nella successiva. Poi anche qui dentro, proprio su questo punto, e sulle due maglie basse fatte, una e due. In totale ho caricato sull'uncino il filo 5 volte, 2, 4, 5 e 6 la prima catenella che avevo. Ricarico di nuovo il filo e chiudo in un'unica volta. Ne chiudo il fiorellino. Margheritina, che ha per adesso solamente la parte sotto. Poi farò anche la parte sopra nel giro successivo. Adesso ricominciamo di nuovo. Entro nel centro del fiore, poi sul petalo, poi qui nel punto di unione e sulle due maglie basse successive. Abbiamo caricato il filo adesso 5 volte, chiudiamo tutto in un'unica volta. E questo è il livello visivo e il risultato. Proseguo così fino alla fine del giro, quindi dal centro del fiore, poi sul petalo, qui sul punto di unione tra i petali e le maglie basse. Sulla prima maglia bassa successiva e sulla seconda.
Stiriamo un po', vi consiglio di utilizzare anche un uncinetto mezzo punto più grande rispetto a quello che utilizzate di solito. Ad esempio, se il filo consiglia di lavorare un uncinetto numero 2, utilizzate un 2,5 perché questo punto tira tantissimo. La mia prima prova, infatti, l'ho dovuta scucire tutta perché il lavoro veniva troppo stretto. Ed ecco finito il giro di margherita. Adesso è una mezza margherita, ancora dobbiamo completarla. Ho fatto una maglia bassa per completare il giro, però dovremmo finire in realtà giuste. Al limite, se avete fatto un punto in più, qua realizzate una maglia bassissima, così si chiude la margherita. Poi facciamo una catenella, può bastare. E nel punto qui del centro della margherita dobbiamo realizzare 2 mezze maglie alte, quindi carico il filo, pesco da dentro, chiudo, carichiamo il filo sull'uncino, entro dentro la margherita e le chiudo. Quindi queste sono 2 mezze maglie alte all'interno della margherita. Quindi da questo giro va fatto tutto dentro il centro della margherita, perché completa, vedete, la parte sopra dei petali. Quindi si carica il filo nell'uncinetto, entriamo dentro il centro del fiore, chiudiamo tutto. Benissimo, faccio una maglia bassissima per chiudere il giro e poi una catenella. Il prossimo giro che sarà tutto realizzato da maglie basse semplici, tutta su ogni punto sotto, quindi sopra ogni mezza maglia alta che abbiamo fatto prima, adesso realizziamo la maglia bassa.
Ho finito il mio giro di maglie basse. Il prossimo giro di maglie basse lo andrò a lavorare in costa. Che vuol dire in costa? Che non prendo il punto per il lisso intero così, ma solamente il lembo che ho davanti. Quindi maglia bassa, vado nel punto successivo. E lavoro così. Ok, adesso facciamo 3 catenelle perché si va a ripetere di nuovo il giro della margherita. Quindi vedete qua il lavoro lavorato, cioè la maglia bassa lavorata in costa, dà origine a questa ondina carina che io adoro, mi piace un sacco, tutto sul bordo tra una maglia bassa e l'altra. Quindi da qui poi ripetiamo il punto da questo punto qua. Quindi di nuovo le 5 maglie basse tutte realizzate, cioè tutte chiuse in un'unica volta. Ce l'ho qui. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Tutto chiuso in una volta e di nuovo ripetiamo lo stesso passaggio di prima. Ed ecco qua il risultato. Punto molto semplice, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché è bello compatto. Quindi non abbiamo fori, volendo possiamo evitare anche di mettere una fodera dentro. Se volete applicare una fodera, vi consiglio di applicarla in questo preciso momento, cioè quando il pannello non è stato ancora inserito nella borsa. Si gira il pannello e poi si cuce tutto il bordo, un pannello di feltro, in tessuto. Il tessuto, mi raccomando, se ha la parte frastagliata, rigiratela verso l'interno e con gli spillini la fissate. Poi a mano, con appunti nascosti, va tutto cucito il bordo. Bene, vi spiego adesso quanti giri ho fatto. Sono, il pannello è grande, 23 per 42, sono 87 catenelle che danno origine a 86 maglie basse, in totale 34 giri, e
e due giri di perimetro di maglie basse. Quindi una volta che ho finito qui il mio lavoro, ho realizzato tutto attorno due giri di maglie basse per uniformare il pannello e tutti i bordi, così che poi sarà più semplice unire le due parti. Quindi poi per differenziare il centro dai lati ho realizzato un giro in più di punto margherita nelle fasce centrali. Come funziona praticamente? Il mio giro di maglia bassa, il mio punto margherita, poi due giri di maglie basse lavorate in costa, margherita, due di catenella lavorate in di maglia bassa lavorate in costa, il giro nero, di nuovo due giri di maglia bassa lavorate in costa, margherita, maglia bassa, margherita, maglie basse, margherita, maglie basse, di nuovo margherita, nero. E poi alla fine ho ripetuto gli stessi giri come di qua anche di qua. Qua ho fatto un giro in più di margherita, così da richiamare un po' il motivo della mia tracolla, che ha la fascia nera. Mi sembrava tutto molto monotono, avorio, e perciò con questo ho dato, secondo me, a mio gusto, l'in più che c'è nel personalizzare le cose. Bene, è giunto il momento di unire tutte le parti. Sotto, facciamoci sotto, si inizia l'assemblaggio. Bene, ho già applicato un laterale per farvi vedere l'effetto finale. Ho tagliato anche tutti i fili superflui che non mi servono, ho fatto il rinforzo e li ho saldati con la fiamma dell'accendino. Prendo di nuovo il filo, quello che vi avevo detto di lasciare lunghissimo, così da poterci aiutare ad unire il tutto, e poggio il mio laterale sul lato della borsa, quindi frontale, retro, non ha importanza. Con l'uncinetto, o se avete anche un ago grosso, quelli con la cruna grossa o i tirafettuccia, vanno bene anche quelli. Quindi comincio a cucire, aiutandomi con l'uncinetto a passare il filo da una parte all'altra dei punti. Perciò abbiamo qui una maglia bassa e anche qui un'altra. Entro prendendo i due lembi interni e non il punto completo e tiro il filo. Di nuovo ripeto la stessa cosa, non prendo il punto intero ma solo nelle due parti interne. E così unisco tutto il laterale. Procedo nello stesso modo per tutto il perimetro del laterale e poi riprenderò il video per applicare la patella. Bene, ecco, è giunto il momento di applicare la patella alla borsa. Semplicemente con un uncinetto mi porto il filo sopra e sotto nel mio lavoro.
procedimento sempre lo stesso fino alla fine della padella. Bene, alla fine applicherò il mio girello dalla parte esterna, cioè frontale della borsa. Ecco il girello, queste sono le alette, questa invece è la piastrina che va all'interno. Si va a mettere un segnetto con una punta di una matita anche, o semplicemente piazzate l'uncinetto così che vi segna dove dovete mettere il girello. E togliete quindi la patella, entrate con le alette del girello tra un punto e l'altro, ed ecco già sono entrata così qui dentro. Vado a mettere la piastrina dentro, si aprono le alette verso l'esterno ed è finita la borsa. Quindi finisco di mettere la patella, poi riprendo il video a borsa completata. Ed ecco qui la borsa terminata, ho applicato il mio girello. Ecco qui la cucitura della patella. Siamo pronti per mettere la cosa più facile del mondo, la tracolla. Semplicemente aprire il moschettone e unire già alle D che sono fissate sul lato della borsa. Ed ecco il lavoro terminato, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia servito soprattutto. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo tutorial. Grazie mille, ciao ciao!